Questo è il Duomo di Santa Maria Capovetere. Ci hanno mandato delle foto dove ci facevano vedere uno scempio che era stato perpetrato vicino a questo monumento. Guardate, io non me la prendo con chi ha fatto questo, nel modo più assoluto. Chi ha fatto questo è solamente una vittima del sistema. Una vittima che purtroppo, vittima dell'ignoranza, chiamo Massida Naomi, quindi è una donna che ha fatto questo, guardate. Angela, Marta, guardate, una volta erano i maschietti a fare questo genere di schifezie. Chi fa questo è solamente perché purtroppo a scuola non gli hanno insegnato che cos'è questo monumento. Quindi io me la prendo con i genitori e con i loro educatori. Perché? Grandissimi ignoranti. Perché questo popò di monumento è stato fatto alla memoria di persone come voi, forse anche qualche parente vostro, qualche parente di quell'imbecille e deficiente che ha fatto questo, che è morto in guerra per la nostra maledetta patria. E chi erano queste persone? Era Carlo De Simone, Carlo, Carletto, Stefano, Giovanni, Giuseppe, Giacinto, capitano, tenente, veterinario. Qua c'era Guglielmo, Pagano, un cognome delle nostre zone, Pagano. Papa Carmine, Federico, Petrucci. Questo era un sottotenente, un maresciallo, un sergente maggiore, Michele Villano, Gaetano Papale. Guardate, Gaetano Papale. Gaetano Papale, cioè questi qua sono nostri concittadini, sono paesani nostri. E gli unici che hanno diritto ad avere scritto su un monumento il proprio nome sono quelli che hanno sacrificato la loro vita per la patria, non degli emeriti coglioni, imbecilli come voi, che non sono degni neanche di baciare a terra questo monumento. Vergognatevi per quello che avete fatto. Vergognatevi. Il vostro nome lo scriveremo solamente sulla carta igienica. Signori insegnanti, facciamo un po' di storia, eh? Anche se non vi compete, lo so. Voi siete gli educatori, siete quelli là che formano la cultura di questi ragazzi e loro la cultura non ne hanno, quindi gliela dobbiamo dare noi, i genitori e voi. Io per quello che posso faccio la mia piccolissima parte, voi fate la vostra che è molto più grande anche di quella dei genitori.